C'era un'altra cosa che hai detto che mi interessava, quando hai detto del fatto di tutti questi dati che vengono immagazzinati e che è una follia di numericamente una follia e che poi sono stati utilizzati per brevettare tutto ciò che riguarda l'intelligenza artificiale. No, sì, Quello, cioè non so sono. se l'ho capita giusta. No, allora l'intelligenza artificiale si è inventata 70 anni fa come termine, era una sottobranca dell'informatica. Le tecniche che adesso chiamiamo intelligenza artificiale, che sono diciamo da una decina, in realtà esattamente gli anni dello smartphone, in questi ultimi 10 anni, sono delle tecniche che richiedono moltissimi dati per essere addestrate. Per cui adesso ci sono algoritmi di intelligenza artificiale dove sono in grado di capire se in una foto, con un'affidabilità molto alta, se in una foto c'è un gatto oppure no. Come fanno a capire se con affidabilità elevata se c'è un gatto oppure no? Perché è stato addestrato l'algoritmo dandogli in pasto milioni di foto con gatto o senza gatto e idealmente con qualcuno, tipicamente degli umani, che ha detto qua c'è il gatto, qua non c'è il gatto. E macinando milioni di foto, l'algoritmo è diventato bravo a capire se c'è il gatto o non c'è il gatto. Allora, nel caso dello smartphone, hanno progettato le app in maniera tale da risucchiare tutte le foto, ma anche registrare le nostre telefonate e tutte le altre cose che si possono registrare, perché sono materia grezza per fare l'addestramento. Infatti, il fatto che siamo stati sempre molto sollecitati a dire: ma commenta la foto, di dove eri, di cosa c'è nella foto, tagga qualcuno. Perché tagga qualcuno? Loro ti dicono perché così la persona si accorge che l'hai taggata. Ma perché così tu stai anche dicendo che in questa foto c'è Mario Rossi e Ada Negri. E così, se quelle foto lì, 1, 2, 10, 100, servono tra le altre cose potenzialmente a riconoscere Mario Rossi e Ada Negri. Avendolo io etichettato, quindi ho fatto io il lavoro gratis.